non parleremo di macerie, e il nostro slogan è questo: non parliamo delle disgrazie, parliamo delle cose positive. 4 giorni a cavallo attraverso le terre colpite dal sisma del 2016, ma per parlare di bellezza di quei luoghi e non di macerie. Si tratta della traversata Risveglio di Primavera, che prenderà avvio il prossimo 24 maggio. Abbiamo deciso di andare in quelle zone attraversando Visso, Norcia, Amatrice per portare un po' di normalità, di economia, perché questi cavalieri comunque spendono, questa carovana ha un costo e viene riversato in quel territorio, perché abbiamo coinvolto gli operatori locali, gli allevatori, gli agricoltori. Ci sarà un vero e proprio accampamento che sarà allestito e disallestito nelle 3 tappe e utilizzeremo anche le strutture, diciamo, adibite anche al sostegno alla popolazione, quindi sarà una cosa molto umile e vicina, proprio per esprimere, come dire, serenamente una vicinanza a quel territorio. Oggi quello che è importante è far capire che non ce ne siamo dimenticati, e quindi questa iniziativa, che è un'iniziativa sostanzialmente di tipo sportivo, quindi una traversata dell'Appennino molto dura, fatta a cavallo, passa da quei paesi per portare un messaggio di solidarietà e di attenzione nei loro confronti, che può consentir loro di guardare al futuro con più serenità. Abbiamo salutato con grande entusiasmo questa iniziativa, che va di pari passo, si sposa in maniera perfetta con il Ponte della Solidarietà che è stato messo in piedi qui ad Arezzo grazie alla consulta provinciale per il volontariato, alla provincia, alla regione, a tutti i comuni del territorio che hanno aderito a questo progetto. Vuole essere un messaggio per tutti, per ricordare che il dramma del terremoto non è finito e che l'asticella della solidarietà deve ancora rimanere alta. La traversata attraverserà Macereto, Visso, Norcia, Santa Giusta ed infine Amatrice. Abbiamo tanti amici che ci hanno proprio chiesto di essere presenti, non in un modo caritatevole per le persone del terremoto, ma in un modo di vicinanza, portando lavoro, portando persone, cercando di riprendere una attività fra virgolette turistica, e noi l'abbiamo fatto volentieri, lo faremo con tanto entusiasmo e portiamo da tutta Italia 120-130 cavalieri. Dopo gli eventi sismici i turisti logicamente a Norcia sono un po' mancati, sono stati 2 anni molto difficili e quindi ecco, avere questa vicinanza e sapere che comunque non siamo soli è fondamentale e può essere, ecco, un tassello per accelerare anche la ricostruzione e ripartire in maniera positiva.